Sogni, quelli di Don Bosco, che lasciano il segno, e il segno i giovani dell'oratorio salesiano cittadino di Cristore l'hanno lasciato, portando la loro voglia di cantare e inneggiare a Dio a spasso per la città. Il flash mob di Piazza 20 Settembre è stato uno dei momenti conclusivi della festa popolare salesiana. A chiudere i 4 giorni di preghiera, sport e divertimento è stato lo spettacolo di magia del giovane Daniele Mampieri. Ragazzi, vi ho detto che il pallino sul foglio è solo immaginario, sono 1, 2, 3, 4, 5 e il pallino invisibile. C'è veramente un pallino. Devo contarlo. Allora, vediamo un po'. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Quasi qua, cosa? Dall'altro lato forse funziona meglio. La festa è stata caratterizzata da tornei, giochi popolari, spettacoli, momenti di preghiera e stand gastronomici. A tirare le somme ad ODG è stato il coordinatore dei Salesiani Cooperatori, Francesco Amori. Quali sono le difficoltà che i giovani portano nell'oratorio? Beh, le difficoltà maggiori sono comunque quelle legate agli ambienti familiari. Ecco, la crisi si sente, insomma, anche se spesso le famiglie cercano di celare, di tenere un po' protetti i loro figli, però comunque si sente. Le difficoltà che si portano sono appunto difficoltà soprattutto economiche a livello familiare. Soddisfatto anche il parroco della parrocchia di Cristo Re Don Valdemar e sacerdote incaricato per l'oratorio Don Giuseppe Doria, che è trasferito a Terni, si appresta a lasciare il capoluogo Peligno. In questi 5 anni ho cercato, diciamo, con l'aiuto del Signore, cercando di aiutare a crescere i ragazzi nella parte spirituale, nella parte del gioco, perché i salesiani sembrano che giochino soltanto, ma non è così. Hanno anche un'anima da dover coltivare, da dover crescere, anche perché il Signore ce lo dice, c'è un Bosco ce lo dice, se no, se ci abbiamo molto e non coltiviamo l'anima, non ci abbiamo niente.